Allora, buongiorno, grazie di essere qui con noi questa mattina, qui nella sede della Teramo Basket. Questa mattina, come potete vedere, presenteremo la nuova proprietà della Teramo Basket, formata dal dottor Lino Pellecchia, dal dottor Antonio Pellecchia, dal dottor Alfredo Capasso. C'è anche al tavolo il dottor Corrado Pellanera, il dottor Tonino Biancacci e il DS Marruganti. La parola ovviamente spetta di diritto al dottor Lino Pellecchia, che aprirà questa conferenza stampa di presentazione. Prego. Buongiorno e grazie per essere intervenuti così numerosi. Non è vero che debba prendere la parola io, perché mi tocca, è solamente, purtroppo per me, essendo il più anziano, parlerò io per prima. Siamo riusciti, dopo tante battaglie, a concludere questa avventura. È vero, siamo solo agli inizi, però per ora partiamo con tanta buona volontà. Ci siamo uniti noi quattro perché manca un socio, che è il fratello ingegnere Capasso, che è mancato per ragioni di famiglia, ma sarà presentato al più presto ovviamente. Noi abbiamo fatto questa società, diciamo, abbiamo formato questa società per altre ragioni, e poi insieme con l'ingegnere Capasso, con mio figlio Antonio e il fratello dell'ingegnere Lucio, abbiamo deciso di, sollecitati anche da qualcuno, abbiamo deciso di iniziare questa avventura che spero si concluda dignitosamente. Io quello che tengo a fare per prima, la prima cosa che vorrei fare è ringraziare la Tercas, una persona del presidente avvocato Nisi e del direttore dottor Di Matteo, perché sicuramente senza il loro appoggio non avremmo potuto concludere questa cosa, ma manco iniziarla. Noi siamo intervenuti in seconda battuta perché c'era una trattativa in corso con un altro imprenditore che poi ha concluso negativamente questo accordo, non so ovviamente per quali motivi, né siamo in grado di poterlo dire né ci interessa. Siamo intervenuti noi e grazie, ripeto, alla Tercas che ci ha sostenuto in tutti i sensi, siamo riusciti a concludere l'altro ieri finalmente la firma e la cessione delle quote da parte della vecchia società a questa nuova cordata. Devo ovviamente ringraziare sentitamente Carlo Antonetti che ha portato avanti lo sport, il basket in Teramo per tanti anni, facendoci stare in una serie che non credo sia proprio per Teramo, in quanto siamo insieme a Milano, siamo a Roma, siamo a Siena, sia veramente big a livello nazionale. Noi città piccolina siamo riusciti con le sue capacità, con le sue organizzazioni, col suo saper fare a stare in A per 9 stagioni. Un grazie sentitissimo anche a Tonino Biancacci, che è qui presente, che ha fatto parte dello staff insieme a Carlo Antonetti, e anche lui ovviamente ha i suoi meriti insieme a Carlo. Detto questo, penso, io non sono abituato a parlare molto, come sapete io è la prima volta che inizio questa, faccio questa conferenza, e vi assicuro che sicuramente per me è pesantissimo. Comunque è doveroso farla, perché dobbiamo farla, e mi fa piacere nell'occasione presentarvi, adesso non ne scordavo come sempre, dirvi che abbiamo qui un presidente che non fa parte della proprietà ma è un esterno, però è la persona più degna di ricoprire questo incarico. È una gloria, vecchia gloria di Teramo, è una gloria del basket, è una nazionale, giocatore di Serie A per tantissimi anni, mio compagno di scuola, questo non so se è un pregio o un difetto, comunque è così, siamo amici da tanti anni. Io devo dire la verità, io avevo questa preoccupazione di nominare un presidente, non sapevo sinceramente a chi potevamo affidare questo incarico, e poi l'avvocato Nisi mi disse: ma pensa a Corrado Pellanera. A me mi si illuminarono, il cervello si aprì veramente, infatti lo chiamai e devo dire che lui è stato disponibilissimo, è venuto, abbiamo parlato e siamo veramente felici che lui abbia accettato questo incarico. Ovviamente gli sarà ceduta la parola e ci dirà lui le sue impressioni. Poi
Volevo anche dirvi che abbiamo un ritorno graditissimo per quello che mi riguarda, penso anche per i miei soci, che è il ritorno di Gianfranco Ferraioli, che non vedo in questo momento, che ha collaborato già in questa società, piscina che ha collaborato nella mia azienda, vabbè, a questo poca importanza, ma ha collaborato qui in società con veramente ottimi risultati. Per cui anche lui è stato un punto fermo per la riorganizzazione della nostra nuova società e anche lui non mi ha fatto penare per niente appena l'ho chiamato e si è reso disponibile. Finisco questo grosso sacrificio passando la parola all'ingegner Capasso che, ripeto, volevo dire una cosa, questo ci tengo a dirlo. Io e l'ingegner Capasso, insieme a mio figlio, ci conosciamo da pochissimo. Vi assicuro che lui, non lo dico perché lui lo sa che glielo dico pure quando siamo insieme, manca poco che andiamo a dormire insieme, questo manca poco, però veramente non mi vergogno di dirlo, lui c'ha un bel appartamentino, io vivo solo, o io vado a lui o lui viene a me perché questa è la strada, perché siamo sempre insieme e per questa società e perché, ripeto, come dicevo poco fa, noi svolgiamo un'attività insieme, per cui è una persona veramente, lui è ingegnere, però io gli dico sempre che lui secondo me doveva fare l'avvocato, perché stando vicino a lui stai tranquillo, perché lui ti segue in tutte le cose. Se io adesso gli do questo foglietto di carta, lui se lo legge e fra poco mi dice, mo ti dico le mie impressioni e mi dice i consigli che mi dà, ma non lo fa solo per lui, lo fa pure per me. Quindi io sono felicissimo, è una persona veramente, io ripeto la conosco da poco, però mi sembra una persona veramente a posto, una persona educatissima, una persona rispettosa, quindi non potevo avere un socio così, meglio di lui, penso, speriamo che la stessa cosa pensa lui di me, mio figlio è inutile, ve lo dico, chiaramente il piccolino della famiglia, qui vedete che tanto piccolo non è, però il baby, il fratello dell'ingegnere, sicuramente una persona degnissima come lo è Alfredo, e che ora deve prendere la parola perché deve dire qualcosa pure lui. Possiamo spostiamo un po'. Prego. Vabbè, io innanzitutto un buongiorno e grazie, come diceva anche ormai il mio amico sostanzialmente, grazie per essere venuti qua e per essere intervenuti a questa presentazione. Io sono nuovo dell'ambiente, il basket mi ci sono avvicinato quasi per caso, sono uno sportivo, mi piace seguire le manifestazioni sportive eccetera, però non posso dire di essere proprio nel mondo del basket. Tutto è nato abbastanza per caso. Avendo noi un'attività insieme, a un certo punto abbiamo parlato di questa possibilità di entrare e di rilevare quindi il Teramo Basket, perché mi ci sono trovato dentro e coinvolto. Io non sono teramano, quindi abito a Teramo da 14 anni, mia figlia è teramana, è una fans sfegatata del Teramo Basket, quindi da non teramano però forse ho capito che cosa significa il Teramo Basket per questa città. Io sono spesso fuori per lavoro e quando si parla di Teramo si associa la città al Teramo Basket, quindi questa sostanzialmente la dice lunga su che cosa, quanto sia importante il Teramo Basket per questa città. E francamente l'idea che questa cosa bellissima insomma potesse finire poi alla fine non è che a me non piaceva sostanzialmente, quindi insieme con Lino e con Antonio e con mio fratello abbiamo deciso che era un qualcosa che non doveva succedere. Sicuramente sarà un compito difficile, arduo, ci saranno dei problemi, insomma, noi la buona volontà ce la metteremo tutta, i nostri sforzi li metteremo tutti. Chiaramente speriamo, ci auguriamo che ci siano altre risorse, altre forze, imprenditori oppure la regione, la provincia, insomma tutti gli enti che possano anche loro contribuire, perché è chiaro che dobbiamo fare un gioco di squadra, insomma. Noi adesso siamo partiti, portiamo avanti questa bellissima
impresa, vorremmo arrivare anche a dei risultati ovviamente sportivi che ci diano delle soddisfazioni a noi, ai tifosi, alla città, insomma a tutti quanti. È chiaro che non sarà semplicissimo, però di sicuro noi ce la metteremo tutta, cercheremo di fare il meglio possibile. Come ha già detto Lino, un ringraziamento particolare va alla Banca Tercas, perché effettivamente senza l'intervento dell'avvocato Nise e di Di Matteo questa cosa difficilmente si sarebbe realizzata. Quindi c'è stato un impegno enorme da parte dell'istituto. Noi abbiamo raccolto questo testimone e porteremo avanti cercando di dare soprattutto una stabilità a questo ambiente, cercando di fare una programmazione. Io cercherò di portare questo all'interno della compagine, quindi di dare una metodica, un po' una gestione più manageriale, diciamo, di questa società, e cercando di con questo di dare una maggiore stabilità. Faremo sicuramente molto anche nel settore giovanile, su cui noi crediamo. Ci piacerebbe molto portare i ragazzi, cercare di portarli in prima squadra, quindi tutto un movimento che si deve un po' diciamo rivitalizzare sostanzialmente. Ecco, questo è quello che posso dirvi. Per il resto l'entusiasmo c'è, adesso ci mettiamo al lavoro, insomma veramente abbiamo già cominciato, abbiamo fatto tutto molto in fretta, ci siamo pure affaticati, no? Le ultime giornate sono state veramente dure, però adesso ci mettiamo al lavoro con i miei soci e tutto lo staff, e sono sicuro che otterremo degli ottimi risultati, insomma. Quindi ci rivedremo tra un anno, poi ci racconteremo tutto. Battuta per il dottor Antonio Pelletti. Battuta rapidissima. Sono orgogliosissimo come prima cosa, come tifoso della Teramo Basket. Chi ha avuto la sfortuna, la sventura di capitarmi vicino di posto, penso alla Ania Cantagalli per esempio, sa perfettamente che sono letteralmente innamorato di questa squadra, per cui diciamo che mi voglio candidare un po' come nell'ambito della compagine, come portavoce dei tifosi, perché tale sono. Quindi farò e svolgerò con grande attenzione questo ruolo. Non sono abituato a parlare, mi abituerò piano piano, mi auguro che mi aiutiate in questo percorso. Grazie a tutti di essere presenti e alla prossima. Presidente Corrado Bellantoni. Un saluto a tutti quanti. E il primo pensiero lo voglio rivolgere al presidente Antonetti, alla sua famiglia e a tutti i dirigenti che hanno contribuito a creare questo miracolo straordinario. Sarà sempre nel cuore dei teramani, senza dubbio. Grazie. Un altro pensiero ai nuovi proprietari della società, che hanno avuto il coraggio di prendere in mano una situazione difficile. Io sinceramente non ero convinto di dover accettare, capisco benissimo quali sono i problemi della presidenza, ne ho conosciuti tanti di presidenti, alcuni buoni, la maggior parte scarsi, per essere chiari. Quindi so benissimo che l'impegno è molto grande, è importante. Io penso, non so se riuscirò positivamente. So che tutte le cose che ho affrontato le ho affrontate con determinazione, con convinzione, quindi proverò anche in questo caso. È chiaro che sappiamo benissimo quali sono i problemi che ci sono,
dobbiamo organizzare un po' tutto, in modo particolare anche il settore giovanile, che potrebbe avere un potenziale importante. È importante che Teramo riesca ad esprimere anche qualche suo giocatore, qualche suo ragazzo. Teramo ha una storia anche lontana. E da questa città sono usciti un'infinità di giocatori che si sono espressi a livello di Serie A molto tempo fa. Noi vogliamo riprendere questa strada. Probabilmente voi mi conoscete soltanto un po' per sentito dire come giocatore. Io sono stato un giocatore che ha giocato sempre dove voleva giocare. Non mi sono mai fatto convincere da chimere. Come allenatore è la stessa cosa. Sono stato allenatore fino alla Serie 2 e sono andato ad allenare soltanto dove ero stato richiesto, non solo, ma dove mi avevano convinto che potevo essere la persona giusta. È giusto anche che io faccia un po' un quadro della mia personalità e del mio pensiero. Io ce la metterò tutta, so benissimo che il presidente deve prendere delle decisioni che a volte sono scomode, ma lo farò se sarà necessario. Chiaramente mi dovrete dare una fase di conoscenza, di capire esattamente la problematica a cui andrò incontro. Per quanto riguarda la mia disponibilità, sarà il più possibile completa. Grazie. Tonino. Allora, siccome gli argomenti sono tanti, mi direi ai colleghi di fare domande brevi. Se sono domande tecniche, c'è il DS Marruganti che vi potrà rispondere. Prego. Chi vuole iniziare? Primo passo il coach. Ramaggi. Conoscete tutti Francesco Di Francesco. Chi dovevo mandare, Patrick? Bene, come quell'altro, se no. Benissimo. No, se no chiede quanto tempo suggerisce. Può rispondere chiunque. Sapete tutti che credo che sia il desiderio e la volontà di tutti dalla nuova proprietà della società. Sapete anche che ci sono state delle tempistiche che non sono dipese da noi, e nel frattempo ovviamente il mercato va avanti, abbiamo provato a inserirci in una situazione che era già avanzata, abbiamo poche probabilità, ci stiamo provando per tutte quelle che sono le nostre possibilità, che adesso sono oggettivamente poche, vediamo nei prossimi giorni cosa si riesce a fare. Altra domanda? Come? In questo momento veramente non posso dirti altro. Dottor Pernetti, prego. Volevo chiarire una cosa. Stamattina ho visto su alcuni giornali locali delle notizie, scusatemi se le definisco infondate. Si parla di mancata iscrizione del Teramo al campionato di Serie A. Si parla di dubbi sull'iscrizione del prossimo campionato per il Teramo. Queste sono notizie irregolari. Sono notizie assolutamente false. Io ho davanti a me un comunicato della Lega Basket che parla di campionato, se la Reier avrà ragione, a 17 squadre, perché i diritti del Teramo non si toccano. Io questo voglio dirlo, perché se qualche giornale ha scritto questo, ha dato delle notizie pubblicamente per aver interpretato. Io ti ringrazio, perché ovviamente non ho voluto dire qual è il giornale, però sinceramente sono rimasto meravigliato e dico la verità, colpito. Perché dico, scusa, ossia una società sta facendo quello che sta facendo, sia un giornale locale che ti spara una notizia simile, insomma, penso che non sia molto bello. Però l'importante è rendersi conto di eventuali, io mi auguro che tu chiarirai
a più presto che la situazione non è questa qui. Comunque volevo dirlo ai signori qui presenti perché il Teramo è iscritto regolarmente e su questo non ci sono dubbi. Se poi il torneo sarà a 18 squadre, a 17, a 15, a 24, non è un nostro problema. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo pagato quello che ci è stato detto di pagare, abbiamo fatto quello che ci ha detto la Lega e la Federazione, quindi noi siamo tranquillissimi. Che poi la Re Venezia vada in Serie A, noi ci può far piacere, o almeno non ce ne può importare di mezzo. Tutto qui. Altre domande? Avete rilevato una società che era in difficoltà finanziariamente, quanto incide questo nel budget per il prossimo anno? E poi se è possibile sapere anche qualche dettaglio. Quale dettaglio vuole sapere? Se lei mi dice quale dettaglio vuole sapere, io glieli dico, però me li deve dire lei, me li deve chiedere lei. Allora, va bene, partiamo. C'è stato qualche altro giornale a Teramo, che e lei, questa persona sa a chi mi riferisco, eccola lì, che un giorno mi chiamò e io ero in macchina e gli dissi: senti, quelle notizie che sono uscite non sono per richiedere, però se le vuoi sapere vieni da me e io te le dico, perché io... sicuramente sbaglio, sicuramente Visentini mi riprovederà parecchie volte perché io parlo troppo, è vero, io me ne accorgo, però sai che sono abituato a dire la verità, forse non è il caso che lo faccia, però comunque la verità è che la società abbia avuto difficoltà di ordine economico, è un dato di fatto, sarei un ipocrita a negarlo, tra parentesi in quella società c'ero pure io, quindi non è che esco fuori da questa situazione brillantemente, assolutamente. Quando qualcuno mi dice la nuova proprietà, le nuove proprietà sono loro, io purtroppo c'ero, ora sono di nuovo qua, però ero già proprietario, quindi sono responsabile anche io di quella situazione, ma che comunque io, Antonio Biancacci e l'avvocato Antonetti ci siamo in qualche modo impegnati a ripianare, lo faremo nel migliore dei modi, mi auguro. L'impegno mio personale è quello di Tonino e quello di Antonetto è questo qui. Questa, la nuova società fatta dall'ingegnere Capasso, fratello a me e a mio figlio, con quella situazione non c'entra nulla. Noi partiamo da una situazione semi-azzerata o ci siamo caricati delle incombenze che alla fine erano di nostra competenza probabilmente. Ho avuto in questo devo dire, ho avuto la comprensione massima ingegner Capasso, veramente, ma non lo dico perché qua, perché lui ha fatto delle cose che probabilmente un'altra persona non avrebbe fatto. Lui si è, perciò prima ne parla, dicevo che lui è un amico, perché lui ha fatto delle cose che non lo so se io l'avrei fatte, sinceramente. Però partiamo da una situazione sicuramente difficoltosa, perché oggi come oggi non è che trovi soldi in giro così, perché le aziende sono, siamo tutti in crisi più o meno, per cui è difficile trovare finanziamenti. Abbiamo avuto, grazie a Dio, ecco, questo è un altro dato di fatto, la sponsorizzazione della Banca Tercas che ci ha rinnovato la sponsorizzazione per 3 anni, abbiamo avuto, speriamo di trovare qualche brava persona, qualche imprenditore, qualcuno che ci dia, che dia credito a questa nuova società e che ci aiuti a portare avanti le istituzioni, speriamo che il comune, la provincia, chi di dovere, la regione ci dia in qualche modo possibilità di effettuare introiti, che noi stiamo partendo in una situazione sicuramente non bellissima, però ormai è noi che facciamo le vittime, siamo partiti, dobbiamo fare in modo che questa situazione migliori, non peggiori, perché sono inutili che siamo entrati, solamente per fare brutta figura, questa non credo che intenzioni di nessuno qui. Per cui vedremo che fare, magari ci rimetteremo soldi pure noi, sicuramente, però abbiamo deciso di portarla avanti e la porteremo avanti. Succeda quel che succede. No, questo no, non succede per succedere niente, sto scherzando ovviamente. Ovviamente sì, è impegnativo, ma cercheremo di fare il meglio possibile. Per quanto riguarda il budget non l'abbiamo ancora stabilito, perché tutto partirà dal momento che avremo l'allenatore, col quale poi il presidente dialogherà con l'allenatore, vediamo loro che dicono e noi stabiliremo quello che potremo fare. Tutto qui. Se dovesse esserci una serie allargata, come fa anche capire Renzi in base a quello che ha detto la disciplinare, la wild card a Teramo verrà restituita se Venezia è dentro.
Io me lo auguro, almeno quello. Spero di sì. La Wild Card noi l'abbiamo pagata. Quindi diciamo che preferisci una serie allargata? Beh, sicuramente sì. Io cerco. Spero che, vabbè, nulla è certo qui, però insomma. Partiamo da più 600. Prego? Partiamo da più. Almeno partiamo. Ieri vi diceva Francesco Di Francesco, col quale ho parlato, ci siamo incontrati, e mi diceva, parlava della sfortuna. Ho detto, non è che si inverte cominciando da qui, che almeno riprendiamo, non è che ci dirà qualcuno, riprendiamo 600.000 euro. Siamo partiti con meno 600, azzeriamo. Avete già stabilito la data dell'alunno? Beh, no, se non arriva l'allenatore come facciamo? Poi a prescindere che questi non lo dovete chiedere a me, ma lo dovete chiedere al presidente, perché io non sono il presidente è Corrado Pellaneta. Io non sono il presidente, non lo saprei fare, non potrei farlo, sì, il presidente è Corrado Pellaneta, per cui sarà lui insieme all'allenatore, insieme al direttore sportivo, a questi dettagli li curano loro. Noi potremmo dire quello che vogliamo spendere, il resto. Domande? Lo staff, ok, quattro soci, altre persone dello staff, tipo il ruolo di Tonino non è stato. Il ruolo di Tonino, ovviamente Tonino è una persona che necessaria, nel senso, a prescindere che, vabbè, Tonino non è che devo qui osannare, Tonino al di là di tutto è un amico. È una persona che è qui da tanti anni, conosce le regole, conosce tante cose. Noi siamo quattro persone che iniziamo, dall'altro ieri abbiamo iniziato, siamo entrati nel basket. È vero che io ci stavo, però come tutti sapete, per colpa mia, sono stato sempre fuori e non mi sono mai interessato. Oggi mi interesso perché voglio con loro fare bella figura. E Tonino sa tante cose che io, non io, ma sarà un appoggio al presidente, come d'altro canto Corrado Pellaneta a me mi ha detto che non voleva interessarsi minimamente, quando l'ho contattato, di problemi di ordine economico, per cui io penso che fra Tonino e il mio carissimo amico Gianfranco provvederanno a queste funzioni, perché non so se c'eri prima quando ho detto che ci stavo, allora questo lo svolgeranno loro, questo, ripeto, noi abbiamo rivelato questa società l'altro ieri, è vero che io e Capasso siamo sempre insieme, però insomma ogni tanto mangiamo, dormiamo, facciamo qualcosa. A livello di marketing rimane la stessa oppure sarà modificato? Mi scusi, voi sapete che qui c'è stato un cambiamento, questa è una cosa che vedremo, perché ripeto, sinceramente noi stiamo veramente sempre insieme, parliamo, però è vero pure che abbiamo anche altre problematiche da seguire, per cui stamattina siamo stati insieme, però abbiamo parlato di altre cose. Il settore è molto importante. Certo, ma guardi, noi per noi tutto quello che andremo a fare, sarà, rappresenterà un problema per noi, perché noi non sappiamo nulla. Beh, è uno dei motivi per i quali ci contorniamo di gente che capisce, vedi Pellaneta, Gianfranco Ferrario stava in società, quindi sa tante cose, Tonino, cioè, tutta gente che, di cui noi ovviamente ci fidiamo al massimo e che ci dovranno risolvere questi problemi, perché Capasso fa l'ingegnere, un imprenditore in vari settori, io lo stesso, mio figlio pure, noi possiamo stare tutti i giorni qua. Lei mi chiede tante cose che io non le so rispondere, non lo so, possibilmente sì, non lo so, oggi come oggi non è che non glielo voglio, guardi, io gli ho detto prima, c'è un difetto, io parlo troppo, però le cose che non so non gliele posso dire, se come diceva il dottor Marruganti, ha detto prima che a proposito dell'allenatore, il tutto è dovuto perché tutti, cominciando dal dottor Marruganti, all'ingegnere, io e mio figlio, non ci piace fare brutte figure, quindi noi all'allenatore fino all'altro ieri non potevamo dire vieni e vediamo, vedi vediamo non esiste da noi. Noi quando abbiamo avuto un punto fermo abbiamo detto contattiamo l'allenatore, ovviamente l'allenatore non poteva stare nei comodi nostri, se è possibile con tutto il cuore, con immenso piacere sarà contattato e vedremo di trovare un accordo. Se no purtroppo dovremmo un'alternativa. C'è da dire un'altra cosa, scusami, questo è un progetto che è partito non da lungo tempo, nel senso che voi sapete perfettamente che ci sono state delle trattative
prima che con il nostro gruppo, per cui è evidente che abbiamo cominciato a pensare al basket da qualche giorno. C'è bisogno di fare un piano, c'è bisogno di fare le priorità, bisogna avere come prima cosa la disponibilità di alcune figure. Da quel momento in poi ovviamente si comincia a pianificare e si cominciano a mettere giù i programmi. Noi partiamo da due patrimoni, il Teramo Basket e i tifosi della Teramo Basket, perché questo è un patrimonio che nessuno ci può togliere, player o chiunque esso sia. Posso? Di Francesco, ma aspetta la notizia di Francesco. Perché domandino? Facciamo una foto. Ma sì, come no? Mettiamo in piedi.